Vorrei ringraziare un po' tutti quanti quelli che hanno partecipato, in particolar modo quelli che in questo momento non ci sono, e cioè il ragazzo che ci ha ospitato a Falva, Giancarlo Penillo, che ha messo a disposizione la sua bottega. Dico questo anche per farvi capire il concetto. Vorrei ringraziare anche la Petroli che ci ha ospitato nella sua pompa di benzina, la prima pompa in Italia che voglio dire. Profuma di Marsiglia, questo lo dico per chi non c'è, e questo è un vanto. Abbiamo fatto un esperimento di valorizzazione del territorio diverso. Vorrei ringraziare Michele Gaetano che sono venuti da Roma e da Bari per essere qui presenti. Ah, Michele, Ciao. Ciao, ciao a tutti. Buonasera. Voglio ringraziare Miriam che ha seguito tutta quanta la parte styling dei capi che abbiamo utilizzato per fare questa sorta di shooting. Voglio ringraziare Giulia perché in realtà è quella là che ha fatto da regista tutta quanta la cosa. In particolare vorrei soltanto dire che purtroppo per me queste due ragazze messe insieme fanno gli anni miei, quindi, cioè, giusto per capire, quindi diamo spazio anche alle nuove energie. Oltre a questi, ringrazio il gruppo dei Frist che comunque si è prestato ad indossare dei capi. Guardate, non è una questione di concetto moda, perché noi siamo un po' lontani dalla moda, ecco perché anche poi il fuorilegge. Il fatto è che loro già indossano i capi che facciamo, quindi non è stata una cosa fittizia tanto per farla, ma in realtà reale. Aquila Petrole indossa i capi per lavorare, tant'è che ci è capitato che lui è venuto con la salopette, perché lui indossa sta salopette. Oggi era chiuso, quando lo vedevano con la salopette, praticamente gli chiedono scusa, fammi il pieno. Giustamente era vestito da lavoro, invece eravamo là solo per, diciamo, per testimoniare. Poi ringrazio ovviamente Giovanni di Gia, perché? Giovanni perché comunque ha sposato la causa, nel senso che da questa cosa dice guarda dobbiamo fare una cosa e si è messo a disposizione, però in realtà stiamo lavorando a una cosa un po' più grossa. Consentitemi anche di ringraziare Materia, non so che è rappresentata da Lucia, che è una sorta di selezione di prodotti di qualità del territorio. Ringrazio il sindaco che è presente, gli amici che sono presenti, ringrazio Riccardo per il suo angolo barberia, non tanto per la qualità con cui mi fa la barba, ma per il fatto che ha portato quella sedia, so che cosa significa qua, consentimi la battuta, è bravissimo. Penso che non dimentico, ovviamente ringrazio a voi presenti. Che cos'è il fuorilegge? Io vi faccio soltanto alcune osservazioni, poi lascerò parlare Giovanni. Il fuorilegge è un concetto, non è un formaggio, non è una birra, ma è un formaggio e una birra. È un concetto perché? Perché in realtà in giro ci sono tanti prodotti sofisticati, mistificati. E, se tu fai un prodotto normale, magari artigianale, è quasi fuori legge. Quindi questo è qua il concetto. Quindi la domanda che mi faccio, che propongo a voi e concludo, stiamo andando nella direzione giusta o siamo tutti quanti fuori legge? E poi dopo do la parola a Giovanni, scusatemi, ringrazio anche, perdonatemi, Pellegrino, l'amico Pellegrino, nonché che è venuto da Avellino, ci ha seguito tutta la giornata oggi. Quasi pensionato, cioè comunque stamattina stavo già a Palma carico. Ringrazio Salvatore De Cicco in qualità di fotografo, neolaureato in batteria, in percussioni, eccetera, eccetera. Poi consentitemi di presentarvi Giovanni e Lucia, che praticamente siamo loro ospiti. Ringrazio ovviamente l'architetto Clelia, che comunque è venuta da Avellino pure per testimoniare. In realtà vi dico, non è un. Siamo fortunati perché non è aperta al pubblico, volutamente. Non è stata fatta una cosa, voglio dire, dove dovevamo fare. In realtà abbiamo fatto un lavoro artistico che però porterà dei risultati in prospettiva. Devo dire, io dico quello che ho sentito oggi, comunque ci sono tante energie che bisogna sviluppare, lo dico al sindaco, che comunque bisogna sviluppare, bisogna cercare di inglobare, perché guardate, veramente si possono fare delle cose molto interessanti. Con delle operazioni intelligenti, non dico a costo zero, ma con dei costi molto contenuti.
Detto ciò, la parola a Giovanni. Buonasera, grande. Vi ringrazio di essere qua a questo. Mi sono unito al nostro evento di Salvatore, proprio da stamattina che è scombatto, diciamo così, perché saranno anche stremati a quest'ora, vero Miriam? Niente, come già vi ha anticipato Salvatore, questo progetto, questo concetto del fuorilegge è un concetto che quasi a preservare quei prodotti normali, quei prodotti artigianali che oramai non troviamo più in giro, maggiormente si va in supermercati, non li trovi, oppure quei prodotti davvero veri, la definizione giusta è normali, normali di una volta. Quindi fuorilegge proprio per questo, perché poi alla fine diventa fuorilegge perché è introvabile, quindi è quasi sta nascosto, quindi bisogna andarlo a trovare. Una volta che si trova, noi abbiamo questo operatore ideato questa sacca dove qua dentro ci puoi mettere il prodotto, che questa sera io vi presento un giocavallo podolico, ma questo è davvero fuorilegge perché è davvero introvabile, un prodotto che c'è adesso, si mangia e l'anno prossimo magari ce n'è un altro qua a questo, però non è simile a questo, quindi diventa molto fuorilegge. A parte il caciocavallo, sì, a parte il caciocavallo abbiamo messo qua una bottiglia di vino Naglianico, che non a caso l'abbiamo chiamato Conversazioni, questa è l'idea di Lucia, perché lei fa la selezione materia su tutti i prodotti lucani, da dove venite voi, dalla parte della Basilicata, quelle montagne, quindi è un Naglianico DOC, dove anche questo qua è unico adesso, l'anno prossimo ci sarà un altro Naglianico, ma non sarà come questo, quindi automaticamente anche esso è fuori legge. Lo mettiamo qua e presentiamo un'altra cosa molto nuova, che è una birra artigianale che viene anch'essa dal Vulture, ed è alla castagna, quindi le castagne del Vulture raccolte, fatta questa birra, che anch'essa, anche se l'anno prossimo ne faremo un'altra alla castagna, non sarà come questa, sarà diversa, proprio perché è fatta normale, è fatta artigianale, e automaticamente anch'essa fuori legge. Quindi in questa parte di zaino ideato da Salvatore, vi garantisco che è molto resistente, ci possiamo mettere tutti i prodotti fuori legge. Quindi il fuori legge, come diceva Salvatore, non è un prodotto chiamato fuori legge, ma bensì è il concetto, è l'insieme di ciò che andiamo a mettere, tutto ciò che è fuori legge là dentro. Okay. Io vi ringrazio, spero di essere stato qua a non so, Calitri, paese limitrofi, tutta l'Appennino meridionale, abbiamo tanti tanti prodotti che possiamo considerare fuori legge, quindi bisogna sempre andare alla ricerca, bisogna andarvi a scovare, perché è difficile che per i pezzi, i pochi pezzi che ci stanno, è difficile che li trovate un po' in giro, che ve li portano sulla vostra e questo è un lavoro da fare. Cioè, bisogna andare alla ricerca del fuori legge. Ci sarà una taglia. E vabbè, ora vi facciamo gustare il fuorilegge. Ma noi oggi abbiamo già dato, nel senso sì, che ci siamo fermati, voglio dire. Vabbè, però ci sarà una sorpresa, molto più fuorilegge di fuorilegge. Molto più fuorilegge, perché è una cosa che non si usa fare più, nemmeno qua da noi. Quasi la cosiddetta, come la dico, la cosiddetta acqua sala calitrana. In che consiste? In pane raffermo fatto con di grano molito a pietra, grani di calitri molito a pietra, è un pane che viene bagnato con acqua salata, poi sopra si adagia un uovo passato in acqua calda, fatto un po' lessato leggermente, con un peperone crusco di Senise, certo da materia, fritto, però è un peperone crusco, il CP di Senise, e poi con quest'uovo e poi un po' di olio e aglio, un peperoncino non vi incanto, ovviamente, ma sopra, e così poi si mangia. Scusami, Giulia, una brutta volta. Che succede? No, aspetta, siete bravi.
perché oggi quando abbiamo aperto questa, perché Giovanni ha tirato fuori questa mappina, in realtà c'era il fuorilegge, poi c'era questa sorta di grembiule dove c'erano delle cose buonissime dentro, e noi avevamo giocato sul fatto della cipolla e del peperoncino, perché c'era una scoperta, e Giulia, tu puoi testimoniare? Mangiati tutti, sono buoni, erano forti, però quello grande che doveva essere quello campanellino, no, quella campanellina è più dolce, si sente leggero. La cipolla l'avete mangiata, quella è la ramata di Caliente, di posto, quindi un'aramata del posto. Ho pensato di mettervi un poco, visto che andavate su per le montagne, dico qui si usa il paparigna, sì. Questo è da dire, ragazzi, Friest che... insieme a Gaetano, a Michele, Alfredo, vi presento, no, visto che siamo pochi ci possiamo permettere, Alfredo alla chitarra, Nico alle percussioni, Gaetano al sax, il turco, detto il turco, il tuo zio Venditto Michele direttamente da Roma, si vede dalla maglietta, e poi abbiamo Vito che in qualità di nostro Homo sapiens, no, è bravissimo, diciamo lui è il generale che ha comandato un po' tutta quanta la ciurma, praticamente è un po' più stanco, quindi si è seduto, giusto? I Trieste che...